Stefano De Martino, arrivata una conferma. Ecco cosa sta riuscendo a fare. E, sempre più a suo agio come conduttore, rivelazione sul padrone di casa di Barstella. Ha dedicato un trafiletto a Stefano De Martino Giancarlo De Andreis, pubblicandolo sulla sua tradizionale rubrica dal titolo, La TV vista da Internet. Esattamente sul numero di DPU TV uscito in tutte le edicole martedì della scorsa settimana. Il Barstella funziona, recita il titolo del breve articolo in questione, nel quale l'autore televisivo e giornalista appena citato ha posto l'attenzione sul successo che ormai da diverse stagioni la dolce metà di Belén Rodríguez ottiene nel ruolo di conduttore. Riuscendo a stupire tutti, anche coloro che inizialmente non avevano molta fiducia nelle sue doti di presentatore. Più che un'imitazione, una citazione del mondo di Renzo Arbore, quasi un omaggio a uno dei più grandi artisti della nostra televisione. Il programma di Stefano si sta ritagliando uno spazio nel variegato mondo della TV. Sono state le parole di De Andreis. Stefano è a suo agio e il cast piace, Giancarlo De Andreis tesse le lodi di Barstella. Sempre parlando del programma in onda nella seconda serata di Rai 2. De Andreis nella sua rubrica ha asserito che Stefano De Martino è sempre più a suo agio nel ruolo di conduttore e il cast fisso, con Giovanni Esposito ed Herbert Ballerina piace molto ai telespettatori. I quali manifestano i loro apprezzamenti non solo a livello di ascolti, ma anche tramite i social, elogiando i compagni di viaggio di De Martino per il loro umorismo sempre surreale. Gli ascolti sono buoni e il talento di Stefano, che è anche un buon cantante, viene confermato. Non solo Giancarlo De Andreis, nei giorni scorsi anche un famosissimo giornalista e conduttore, ossia Alessandro Cecchi Paone. Nella rubrica che gestisce sul settimanale Nuovo TV ha speso ottime parole nei confronti di Stefano De Martino, rivelando di aver sempre saputo del suo talento. Stefano De Martino ha spiccato il volo in Rai. Barstella, stasera tutto è possibile e made in Sud. E, dunque diventato ormai a tutti gli effetti un conduttore della Rai, l'ex ballerino di Amici, che su Rai 2 conduce da diverse stagioni, lo ricordiamo. Non solo la trasmissione in onda in seconda serata, ma anche stasera tutto è possibile, show che ha ereditato qualche anno fa da Amadeus. Mentre fino a poche stagioni fa ha condotto anche Made in Sud, sostituito nell'ultima edizione da Clementino, ma chissà che in futuro per lui non vi sia un ritorno in questo show.